Ad oggi la situazione adesso incomincia il punto dell'anno zero, dove chi ha lavorato quest'anno, la NASPI con questo mese credo che sia per tutti l'ultimo pagamento. Chi non ha lavorato il 2 di febbraio ed è rientrato nei bonus ha preso l'ultimo bonus ristori. Da adesso in poi, fino a che non inizia la stagione, non è prevista nessuna prospettiva di qualsiasi entrata economica da parte di tutti i lavoratori stagionali, sia quelli che hanno lavorato, sia per quelli che non hanno lavorato. Ecco, lei diceva la NASPI, una spina nel fianco per la quale si è tanto provato in questi mesi a poterla, come dire, riconvertire, modificare, riportarla a come era anni fa. Purtroppo non ci si è riusciti. Purtroppo no, e non ci è riusciti perché il governo, non ci si è riusciti perché il governo è caduto e quella riforma degli ammortizzatori sociali che il ministro del lavoro aveva iniziato ad avviare una discussione, purtroppo adesso questa discussione viene interrotta e verrà ripresa dai nuovi soggetti che andranno al posto della ministra Catalfo con chissà quali prospettive. Con quali obiettivi, che saranno sicuramente diversi da quelli della Catalfo, perché il ministro del lavoro, la sua intenzione era quello di rendere un ammortizzatore sociale più inclusivo nelle intenzioni. Ora bisognerà capire, vedere chi prenderà il suo posto e che tipo di pensiero o ragionamento farà.